Nella Basilica di Castellabate è andato in scena tra applausi e commozione il Sindaco Pescatore, tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo con i testi di Edoardo Erba e la regia di Enrico Maria Lamanna. La rassegna Castellabate, il luogo dell'incanto, ha avuto tra gli ospiti Ettore Bassi, eccellente interprete del compianto sindaco Angelo Vassallo. La rassegna culturale, organizzata dall'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune e cofinanziata con i fondi regionali, si chiuderà il prossimo sabato 1 giugno con Giancarlo Giannini in Villa Matarazzo. Una tappa importantissima per questo spettacolo, perché portare il Sindaco Pescatore in Cilento è per me sempre motivo di grande orgoglio, ma anche di grande responsabilità ed emozione, perché questo è uno spettacolo che ovviamente parla di una storia che riguarda questa terra in modo diretto, in modo anche crudo, e quindi raccontarla questa storia, farla conoscere meglio nei suoi aspetti anche più emozionanti al pubblico di questa terra, per me è una gran bella occasione. Che questa è una terra come tante terre del sud, meravigliosa, con angoli e ricchezze che ti sorprendono e che nella loro bellezza vengono anche spesso violentate, vengono spesso maltrattate, quindi sono luoghi dove è importante portare cultura, portare sensibilità, portare argomenti e portare storie. Allora, io vedo questa terra, la mia terra, come paralizzata, incapace di muoversi, di reagire. Sapete qual è il mio programma? Io le voglio parlare, le voglio dire, muoviti, cammina, ce la puoi fare, non serve un miracolo, insieme ce la possiamo fare.